184 le vetture al via della 46esima Cividale Castelmonte, gara TVM, trofeo italiano velocità montagna settore centro-nord, sedicesima gara del calendario 2023. Due vincitori, di cui uno assoluto e con auto moderne, Christian Merli, neocampione europeo montagna di stagione, mentre Rino Muradore è il migliore tra le auto storiche. I due erano già saliti sul podio insieme nel 2016 e questa doppietta avviene perché erano i piloti più attesi, tra i favoriti alla vittoria finale e ancor più dopo aver segnato il miglior tempo nelle prove. Merli e Muradore sono quindi i due vincitori della 46esima edizione della cronoscalata organizzata dalla scuderia Red White. Il trentino su Osella FA30 è risultato essere più veloce tra le auto moderne, ma anche della classe E2 SS, mentre il cividalese Doc su Ford Escort RS2000 ha siglato il miglior tempo tra le vetture storiche ed anche del secondo raggruppamento. 6 minuti 04 primi e 56 decimi e 7 primi 52 secondi 51 centesimi i due tempi con cui sono balzati al comando delle rispettive classifiche, anche se in ambedue le manche Merli e Muradore sono risultati più rapidi. 7 anni dopo sono tornati in compagnia sul gradino più alto del podio, con Muradore che ha ripetuto il miglior tempo firmato nel 2020. Altra coincidenza, i due vincenti hanno prevalso sui primi classificati delle ultime due edizioni. Merli ha preceduto di 5,39 secondi il corregionale Diego De Gasperi su identica vettura, mentre il pilota della Ford Escort ha battuto Michele Massaro, secondo sul BMW M3, a 3,6 secondi. Completa il podio assoluto per le vetture moderne Giancarlo Maroni su Nova Proto NP01, in terza posizione a oltre 14 secondi da Merli, ma primo in classe E2 SC, mentre la medaglia di bronzo nelle auto storiche è per Walter Marelli su Osella PA990 a quasi 9 secondi da Muradore. Infine, il 5 volte vincitore della Cividale Castelmonte, Federico Liber, su Mistra GB08 F1, ha chiuso a 21 secondi da Merli e risulta essere il quarto assoluto. Al traguardo di Castelmonte, 184 delle 210 vetture presenti ai nastri di partenza, con esattamente 54 storiche e 130 moderne. Durante il weekend è stato ricordato Mauro Zamparutti, presidente di Red White, organizzatore ed anima della corsa, scomparso nel corso del 2023. L'hashtag Ciao Mauro ha trovato spazio sulle vetture dei partecipanti e su molte t-shirt. Un omaggio a chi ha dato tanto alla cronoscalata, ora organizzata e allestita dalla moglie Daniela e dai figli Sara e Alessandro, col supporto sempre di Red White.